Carlo Barzotti, la sciarpina del Pontella è immancabile, è ovviamente. Il, una volta si chiamava Lattuga, e invece ora è ora questi soprannomi sono scomparsi. Vecchi, obsoleti. E allora ora c'è questo nuovo che la popolazione di Pontedera mi ha tributato, no? Che sarebbe quello di Il Miracolato di Pontedera. Sembra un po' lo smemorato di Collegno, sì, una roba del genere. No, ma però insomma io con questa cosa non c'è niente a che fare. Io, come tutti sanno, io sono un pontaderese con la A, perché essendo nato e cresciuto da genitori pontaderesi e da nonni pontaderesi, e quindi io diciamo... Insomma, non sei un rubaorsi, no, quello è sicuro, mai, quello mai. Okay. Allora, che è successo? Nato... Ti abbiamo perso dalla vista per tipo un 15 mesi, sì, vero? Sì, circa 15 mesi. Dunque, il 5 maggio del 2021 io mi trovavo sulla terrazza del mio appartamento, no? Che è situato al terzo piano del centro storico. Ma lo sai che esattamente 200 anni prima ehi fu diede il mortal sospiro in quel di Sant'Elena Napoleone Bonaparte. Allora io mi sono trovato a telefonare a alcune amiche e amici. Io, siccome a casa mia non fanno bene i cellulari, quindi dovete andare su questo terrazzo. Guarda lì, mi ci vuole l'ombrello. Sì, 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 faccio scusa. A un certo punto cosa è successo? È successo che io ho avuto, io penso, un blackout, no? E allora io mi sono trovato, io mi sono risvegliato io, personalmente, no? A questa terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa, che va sicuro a tutti, che è una eccellenza della sanità toscana, che per fortuna mi hanno portato lì con questo elisoccorso. Sei caduto dal piano dal piano terzo, che è un po' anche rialzato, sarebbe oltre 12 metri. Allora io quindi io penso che mi hanno protetto i miei pori genitori, che purtroppo sono morti, e con me è morta anche parte di me stesso, ma io penso, essendo un credente, anche grazie a Padre Pio, del quale sono un grande devoto. Ma aiuta a essere credente in queste situazioni. Certo, aiuta. Io parlo sempre di me. E allora io mi sono trovato lì, no? E mi sono trovato tutto chiaramente pieno di dolore, perché ero tutto spaccato da capo a piedi, no? E dalla schiena, le gambe, tutto. Cioè, l'unica cosa che non avevo picchiato praticamente era la testa. E il cellulare. Perché questo cellulare che vedete è un Nokia semplice, questo è un, come si dice, il famoso, io lo chiamo, è una specie di pod, è semplice, cioè non è cascato e non si è fatto niente, è stato raccattato dalle forze dell'ordine. Guarda, e mi l'ha volato due, sì. Veniva sempre questi dottori, no, da mia trovarmi, e arrivava anche stata segretaria, una volta mi pare uno va, ma qui c'è intrasato questo affare, no? Questi telefoni, perché qui telefonano tutto per sapere come stai, ma che chi sei? E quindi un grosso supporto degli amici di Pontedera. Sì, della e nonne, perché sono... Anche l'Utras di Ponzacco sono venuti. No. Sono venuti l'Utras della Carese. Io ero lì, e troppo, essendo in quel luogo di dolore, tutti chiaramente si lamentavano, piangevano. Io però ho avuto molta forza d'animo, perché io ho molta forza di volontà. Di natura fondamentale quella cosa lì, no? E allora io mi davano tutte queste medicine, tutte insomma tutte le cure del caso, no? Però io però muovevo appena le mani, no? Perché ero tutto totalmente pieno di lividi, fratture e quant'altro, di fratture ma gravi, di lividi, e poi qui ero totalmente rotto con tutti questi fissatori. Senza sono, che non è il gesso, No, sono. E quando ti mettono dentro la casa di diosi, e poi c'è un piede spappolato totalmente. Hanno fatto un'opera di alta ingegneria medica. L'hanno ricostruito col 3D. Sì, infatti, diciamo, no? Quindi. E quindi come è stata? Quindi, adesso quindi, c'è questo recupero, questa quindi, terapia. Quindi, no? Quindi io devo ringraziare molto la terapia, la rianimazione e l'ortopedia, chiaramente, no?
di Pisa, no? E quindi si può dire grazie Pontedera, grazie Ponte de Resi e forza Pontedera. Chiaro, sempre, no? E allora, e grazie anche all'ospedale Cisello di Pisa, no? Che lì siamo proprio all'eccellenza. Posso anche annunciare che in autunno, in anteprima, che io andrò a fare con un prete amico e altri amici, chiaramente tutti cattolici, un pellegrinaggio al santuario di Montenero. A quella di Livorno. Ma c'è anche un perché. Perché lì ora c'è da vedere come si fa. C'è anche un perché. Perché lì il 30 aprile del 1960 si sono sposati i miei poveri genitori. Visto che ci siamo, un pensierino anche per Pontedera mentre sei lì. Questo è chiaro. Per Pontedera, questo è chiaro. Madonna di Montenero, Pontedera in Serie B. Speriamoci. Allora,